Ciao followers. Ops, mi manca la forchetta. Un attimo che me la prendo. È la prima volta che mangio il goulash. Vabbè, la polenta grigliata certo la conosco, ma il goulash sicuramente lo conoscerò come carne, ma non l'ho mai chiamato così. E poi ho un contorno di broccoli di rape, dove mi piace mettere il limone. Buon appetito. Mi è arrivato un messaggio, uno dei tanti messaggi: non mollare che è tutta invidia, tu hai 41.000 iscritti. 41.000 solo? Pochini ancora. Buon appetito. Ottima. C'è un sughetto meraviglioso. Ti serve qualcosa? Da bagnarci la polenta. Chi agisce perché io molli, cosa che posso indubbiamente fare, perché non posso avere tanti stress, è secondo me scorretto. Non dico invidioso, ma è proprio uno sfigato. Chi mi chiama anonimamente non capisce niente né di telefoni né di informatica. Non sa che le chiamate anonime oggigiorno non sono più anonime. Sei uno sfigato. Lasciate libera la mia linea telefonica, che mi serve per cose reali. E non prendetevi confidenze che non ho mai inteso darvi. Buonissima la rapa, succosa, cotta bene.
parla dei miei fatti privati. Anche chi soltanto cita il mio nome non è un informatore. È illegale, è fuori legge. Scusi, se mi sente che dico qualcosa è perché tutto un discorso che faccio con i miei followers non è relativo al suo servizio. Perché lei deve ben sapere che quando uno fa qualcosa ci sono sempre tutti gli altri che sono pronti a dire, a trovarti mille perché, mille difetti, sono le cose della vita. E vorrebbero che tu mollassi, perché cosa? Loro lo potevano fare meglio di me, potrebbero farlo meglio di me, non ci hanno voluto mettere la faccia, non si sono sentiti, perché si accaniscono contro di me? È giusto? Guardi, questo per quanto riguarda preferisco non entrare nei... anche perché è una di quelle domande che quando mi rivolgono mi fa piacere che me l'abbia chiesto, però è una di quelle domande che preferisco non approfondire. Invece qui le dico, faccio dei video che metto su YouTube, sul mio canale di YouTube, dei video dove faccio vedere il mio pranzo, lo condivido con i miei followers, cercando di far vedere un po' dei posti caratteristici, dei piatti tipici. Ma io pensavo proprio che si interessasse di questo. Sì, mi piace questo. Solo che se uno lo fa nel nostro paese, soprattutto in Calabria, subito ti tirano fuori la morale e problemi più. Invece in altri paesi c'è chi viaggia apposta per descrivere il cibo. Invece qui devi per forza avere qualcosa di più profondo, perché questo non basta, sono inaccontentabili, ma che lo siate sulle vostre vite, non sulla mia, per favore. Giusto? Sono d'accordo. La ringrazio. Cucina, è la prima volta. È la prima volta che mangio il goulash. La carne la conoscevo, mi sembra di conoscerla. Sì. Però con questo sughetto è meraviglioso. È cucinata in modo molto leggero. I nostri piatti sono cucinati in modo molto leggero. Sono proprio fini. Sì. Anche la verdura non è scotta ed è molto succosa, giusta di olio, ben saporita. Anche perché la materia prima si deve sentire, non deve essere nascosta da altre... dalle spezie, dalle cose. Quindi ci vuole. Lei è in sintonia con noi, con la mia famiglia, e io se quando avrò l'occasione verrò senz'altro a ripetere questa cosa qui, perché mi piacerebbe vedere, riprovare sia gli stessi piatti che altri. Certo, con piacere. La ringrazio. Grazie a voi. Ma questa è la proprietà forse. Sicuramente. Alla salute. Una cosa familiare questa. Sicuramente. Mi sono fatto portare anche quell'ottima acqua frizzante, questa qua. Mi piace molto, anche se oggi l'acqua l'ho comprato all'Eurospin, perché spesso e volentieri la compro all'Eurospin, e ho preso la Ginebra, naturale, anche se mi piace anche quell'altra che non mi ricordo il nome, ma c'ha l'etichetta con una foglia azzurra. Questa è quel frizzante. Questa è... proprio frizzante nel vero senso della parola. È quel frizzante che a volte serve, ti aiuta, aiuta l'organismo.
sono intelligente se non te subito. Certo. A me le terre mi viene sempre che hanno capito che io sappiamo lavorare. Se mi è stato militare scelti quando hai fatto il militare. Non tutti, scusa, prego dimmi. Come pure la scuola, sai come veniva chiaro di quel professore di educazione fisica? No. Avete lanciato un pallone su base di dirti sì. Ah, lancio del peso, pure a me piaceva. Pure a te? Sì. E mi veniva quando c'era l'ora di esercizione, di educazione fisica, il professore mi veniva a prelevare la scuola. E dico, ma il campo sportivo di questo professore già, eh? Prima che tu campi c'era il so. Ma tra tutti i ragazzi, che eri tu il più bravo? No, io non c'ero il sole, però non combattivo. Eh? Bene. Per me lui non so. Già non vi bastano tutti gli eroi che ci sono stati, ne volete sempre di nuovi. Non l'avete sentito Cremonini, il grande cantante, che dice, insomma, dice che nessuno oggi vuole essere eroe. Non le sentite ste cose, sono solo canzonette, per me no. Ne abbiamo già abbastanza di libri e di scritti. Beh, alla fine, scusandomi per le prediche, continuate a seguirmi e ricordatevi, per me 41.000 non è il numero che ho in mente. Gli altri parlano per me dicendo che sono tanti. Per me non è il numero che ho in mente. Ciao.